Bella a tutti Dardanno ragazzi e Moso Cazzi, bentrovati su questa rubrica il cui titolo parla chiaro fin da subito. Siccome in parecchi amiamo trovare giochi belli e soprattutto convenienti dal punto di vista economico, ovvero sia generalmente tendenti allo 0 euro di spesa, ho pensato di rispettare il motto di tutti i videogiocatori barboni, ovvero sia NUN CASCIO UNA LIRA! Quindi sarà mia premura portarvi in questa serie tutti i free to play del pianeta, dai più belli ai più brutti, dandovi ovviamente il mio punto di vista circa la convenienza del download o meno. Quindi bando alle ciance e cominciamo subito. Sigla! Videogiochi per barboni! Inauguriamo questa rubrica con un free to play appena sbarcato su Steam in versione beta, anche se è in sviluppo da ormai diversi anni. Si tratta di Snow, videogioco sviluppato da Poppermost Productions, casa nota per... solo per questo. La versione finale del gioco verrà rilasciata sia su PC che su PS4. Devo essere onesto con voi, io e la montagna siamo due mondi completamente opposti e in virtù di questo sciare, andare sullo snowboard e tutto ciò che comportano gli sport invernali non è assolutamente il mio campo. Tuttavia posso senz'altro dire che Snow è un ottimo modo per avvicinarsi a questo mondo. Partiamo dalle basi. Graficamente è senz'altro notevole se si sorvola su certe imperfezioni, come ad esempio il ragdoll quando ci si schianta da qualche parte, o alcune texture magari leggermente fuori posto che se non impattate in maniera perfetta causano cadute abbastanza grossolane. Sfrutta la quarta generazione del CryEngine e la riproduzione delle ambientazioni è estremamente realistica e ben curata. Francamente non so se le location esistano veramente, non me ne sono ancora sincerato, ma è molto probabile che sia così. Il giocatore ha la possibilità di esplorare liberamente le montagne e le zone limitrofe scegliendo se seguire le piste oppure addentrarsi in più rischiosi ma sicuramente più adrenalinici fuori pista. Chiaramente, dando parecchia libertà di movimento, da questo punto di vista il realismo scende abbastanza verso lo zero, quando il giocatore ha la possibilità di compiere dei salti assurdi che nella realtà nessuno farebbe, se non rimettendoci l'osso del collo ovviamente. Ma questo fa tutto parte del gioco. Naturalmente il bello di Snow non sta soltanto nello sfrecciare a tutta velocità giù per i pendii, ma anche e soprattutto nei trick che si possono fare a mezz'aria, attraverso l'uso di rampe artificiali o naturali, e si va dai semplici spin e flip fino alle contorte prese sulle tavole con entrambe le mani. L'importante è ovviamente cercare di rimettersi in posizione neutra prima di impattare il suolo, anche se molto spesso il personaggio atterrando male finisce con il prendere qualche punto in meno invece di schiantarsi al suolo e cadere dagli sci. Su ciascuna montagna ci sono diversi punti di rientro, dai quali è possibile spawnare per provare discese differenti. Ad aumentare ulteriormente la dose di divertimento c'è senz'altro il comparto multiplayer. Per quanto gli sci siano abbastanza noiosi dopo circa 10 minuti per il sottoscritto, trovarsi su delle piste virtuali con degli amici può essere divertente. Si possono improvvisare delle gare oppure ci si può sfidare nelle svariate acrobazie per vedere chi fa più punti. In ogni caso, la componente principale del gioco è sicuramente quella free roaming, che consente ai giocatori di scegliere individualmente come affrontare una discesa piuttosto che un'altra. Senza dubbio, una delle cose che più mi ha divertito è stata fare lo sciatore killer che si schianta contro gli altri. Abbastanza macabra anche la lapide che appare quando ti schianti contro qualcosa o contro qualcuno nel multiplayer. Non so voi che ne pensate. Passando al lato tecnico, la fisica sembra buona, ma in certe circostanze rovina un po' il realismo. Il fatto che si possa saltare da altezze siderali e atterrare perfettamente senza subire alcun danno è alquanto ridicolo, però senz'altro aumenta la dose di divertimento. Il ragdoll dei personaggi a volte è abbastanza inquietante, ma di certo non impatta sul gameplay. Piuttosto, diciamo che alcune delle tecniche che si possono utilizzare a volte non sono propriamente realistiche. Per esempio, quando si salta con gli sci sopra i corrimano delle scale o sui tetti inclinati delle case, il personaggio pare un po' macchinoso e sembra non risentire della forza di gravità e di alcun problema di equilibrio e continua ad andare avanti per forza d'inerzia. Ciò detto però, ripeto che io non sono un appassionato di sci e snowboard, perciò lascio a chi se ne intende di più un commento sulla fattibilità o meno di certe cose. Anche dal punto di vista dei contenuti, il gioco sembra ben fornito. A quanto pare è possibile acquistare oggetti per ampliare il proprio inventario. Dalle tavole da sci ai cappelli, dagli occhiali alle sciarpe e dagli scarponi alle giacche, e molto altro ancora. Va sottolineato il fatto che questi oggetti sono di marche realmente esistenti, di cui a quanto pare la Poppermost Productions detiene i diritti d'uso. Anche se tutto questo è possibile solo spendendo dei crediti. Questa, per voi che come dogma avete l'ormai conclamato non cascio una lira, sarà senz'altro una brutta notizia. In ogni caso, tranquilli, perché si tratta solamente di migliorare
migliorie estetiche e mai di qualcosa che modifica i parametri del personaggio. Quindi se non siete fissati con il look del vostro alter ego sciatore, potete benissimo farne a meno. Ora però, lasciatemelo dire, una nota di merito particolare va al comparto sonoro. Dovete sapere che per l'acquisizione degli effetti sonori presenti nel gioco, gli sviluppatori hanno collaborato con veri atleti del mestiere, i quali hanno molto spesso sciato indossando speciali microfoni. In effetti, il realismo durante le discese o durante le acrobazie, e perché no, anche quando ci si schianta, è davvero impressionante. Permettetemi inoltre di ricordare che questo gioco è stato ottimizzato per l'utilizzo dei dispositivi per la realtà aumentata, come l'Oculus Rift. Giocare in prima persona è già di per sé molto bello e divertente, ma non riesco neanche a immaginare quanto debba essere gasante fare i trick a mezz'aria e vederli attraverso il VR. Penso sia una cosa talmente da capogiro da indurre al vomito dopo qualche minuto. Ad onor del vero, comunque, il gioco supporta anche il controller. Quindi non temete voi che non tollerate la tastiera, perché potete tranquillamente adoperare il pad come ha fatto il sottoscritto. Infine, penso sia giusto parlare anche dei requisiti di sistema. Per quanto i contenuti non siano così esagerati, c'è da dire che a livello grafico e di memoria è richiesta un minimo di potenza. Per stare tranquilli, gli sviluppatori consigliano almeno 4 GB di RAM e come GPU una GeForce dalla serie 400 in su o una Radeon dalla serie 6000 in su. Come processore bastano dei semplici dual core da 2 GHz. In sostanza, se siete appassionati di sci o più in generale di giochi invernali, non ci avete una lira da spenne e state cercando qualcosa che li simuli perfettamente senza spenne un centesimo, ve lo consiglio caldamente. Se invece come me la montagna ve la fa scenne, è inutile pure che ci provate perché ve rompete il cazzo dopo 2 minuti. Un saluto a tutti i barboni che hanno seguito questo video. Come sempre, non casciate una lira. Per altri free to play vi invito a rimanere sintonizzati su questo canale, visto che ne arriveranno altri nei prossimi giorni. E come sempre io vi saluto e se becchiamo al prossimo video. Bella! Sbarco sopra il palco come Normandia, la mia banda fa brillare casse come bombe a Nassiria. Chiamaci il progetto dell'anomalia, falla nel sistema requiem di ogni liturgia. Applausi nelle piazze per l'armata nera, nuova era, fottutamente ostili come pantera. Scimmie spaziali, sogni artificiali, zombie lobotomizzati, testa in cancrena. Pugni sollevati al cielo, questa è la mia scena, cambio tema. Indovina chi c'ha cena questa sera.